scovare, preparare ed educare i portierini del domani. Con queste finalità giunge alla sua terza stagione il progetto L'Accademia del Portiere, una scuola calcio specializzata appunto sui portieri, pensata e voluta dallo staff di preparatori dei portieri della Pescara Calcio, con in testa Max Marini e Nino Galli. La stagione è iniziata a fine settembre. Ieri la presentazione a Pescara presso i saloni della concessionaria Barbuscia Auto con il main sponsor del progetto Smart, la consegna dei kit e la presenza dei portieri del Pescara, anche loro coinvolti nell'Accademia, Vincenzo Fiorillo e Gabriele Aldegani. Era partita piano piano questa iniziativa, adesso è diventata una cosa abbastanza importante. Cerchiamo di metterci a disposizione con tutte le competenze, con i vari mister Aldegani, per fare in modo di crescere i portierini piccoli, farli divertire, monitorare magari nel territorio qualche giovane bravo, qualche bambino bravo che possa entrare a far parte del Pescara. Quindi è una bella cosa, perché se iniziamo dal settore giovanile, dai pulcini, a curare così queste cose, secondo me qualche portiere magari lo si può trovare col passare del tempo. È nato tutto da un'idea del mister Marini e del mister Galli. Sono stati così gentili, sapendo la passione che ho per questo ruolo, di inserirmi tra gli istruttori, e insomma per me è un onore farne parte. Si è creato in questi 3 anni tanto entusiasmo e noi mettiamo quello. Per adesso i frutti si vedono, perché i ragazzi sono contenti e i numeri stanno aumentando, per fortuna. Con i due calciatori si è ovviamente parlato anche del momento non facile in campionato del Delfino. Stiamo cercando di colmare un po' di gap che c'è con questa categoria. A livello fisico ci manca magari un po' di chili, qualcosa, non lo so. L'unica cosa certa è che non siamo una squadra allo sbaraglio, come sta passando un po' questo messaggio, che non sono d'accordo, perché le squadre allo sbaraglio non sono squadre che perdono 1-0 su un colpo di testa, su un calcio d'angolo. Le squadre allo sbando sono quelle che vanno sui campi e prendono tanti gol, non lottano e non ci mettono mordente. Noi non lo siamo così. Stiamo provando a fare quello che ci chiede il nostro allenatore, di proporre il calcio. A volte viene più semplice, in Serie A a volte non te lo puoi permettere. Credo che la cosa più importante è, esatto, mantenere la lucidità. E siamo passati da una grandissima euforia dopo Napoli alla distruzione totale adesso dopo la partita con l'Atalanta. Credo che bisogna avere l'equilibrio. Si sapeva, insomma, che le difficoltà ci sarebbero state, che sarà una lotta fino all'ultima giornata di campionato, ma che noi siamo pronti a lottare fino a quell'ultima giornata di campionato.